Ciao ragazzi e benvenuti anche questo venerdì qui nel mio garage. Oggi seconda puntata per quanto riguarda il mio banco fresa. Ovviamente per chi non avesse visto la prima parte vi lascio qui sopra o qui sotto comunque sicuramente in descrizione il link per poter andare a vedere la prima parte della realizzazione di questo banco. Oggi vedremo come ho realizzato la battuta con tutto l'impianto di aspirazione e l'impianto elettrico del banco. Mi raccomando, adesso vi lascio il video e ci vediamo dopo. Sigla! Taglio tutte le componenti della battuta regolabile utilizzando, come la scorsa volta, altro materiale di recupero. Sto utilizzando nel particolare un residuo di multistrato bilaminato da 18 mm. Ho fatto questa scelta in quanto mi consente, rispetto al legno grezzo, di avere meno attrito possibile durante le lavorazioni. Con l'aiuto dei morsetti angolari vado ad unire i due pezzi allineandoli correttamente per poi fissarli con le viti. Ora mi segno i punti dove andare successivamente a sagomare lo scasso per l'aspirazione sopra il banco. Adesso segno i punti dove invece andare a creare i fori per alloggiare due bulloni M8 che mi serviranno poi per far scorrere le due slitte poste sulla battuta, che saranno utilizzabili a seconda della mia necessità.
delimito le asole da fresare con dei fori fatti al trapano in modo da avere un punto di riferimento di inizio e di fine dell'asola stessa e per non sbagliarmi anche durante la fase di taglio. Eseguo le asole facendo più passaggi per non rovinare la fresa prima di andare a montarle. Riassemblo la battuta completamente con tutti i suoi componenti al loro posto definitivo. Eseguo il foro per la realizzazione del supporto per l'aspirazione dietro la battuta, per poi andare ad assemblarlo. Segno la linea guida sulla quale a breve realizzerò il foro per mettere le manopole che mi consentiranno di regolare la battuta in profondità rispetto alla linea di taglio. Ora mi segno il centro del foro che mi consentirà di collegare il tubo di aspirazione che andrà ad aspirare dietro la battuta. Qui invece andrò ad eseguire il foro che mi consentirà di collegare l'aspirapolvere.
Ora collego il tubo al punto di aspirazione originale della fresatrice, posto sopra la lama, e poi completo l'assemblaggio del sistema. Ora vado ad eseguire i fori e ad installare la cassetta per l'interruttore di accensione del banco. Questo tipo di interruttore è munito di ritenuta e permette, in caso di stacco improvviso della corrente, che al suo ritorno l'utensile riparta, causandoci dei danni qualora fossimo vicino con le mani o altre situazioni di pericolo. Eseguo il foro per il passaggio del cavo di corrente, che mi permetterà di portare l'alimentazione all'interruttore, il quale a sua volta, quando premerò il pulsante di accensione, alimenterà la presa interna dove ho collegato la fresatrice. Dopo aver crimpato dei capicorda, collego gli stessi al pulsante secondo lo schema indicato sullo stesso e chiudo il tutto. Modifico queste due staffe a L per ricavarmi i supporti dove avvolgere il cavo elettrico del banco sega e vado ad installarli. Ora collego i pezzi di tubo tagliati a misura ai rispettivi adattatori e provo a vedere se il sistema funziona. Allora ragazzi, volevo farvi vedere una cosa che prima nel video non si è vista bene, come ho realizzato il sistema di alzata della fresatrice. Allora, innanzitutto qui, vi avvicino con la telecamera, dicevo qui ho inserito non altro che questa prolunga qui M6. Non ho fatto altro che alla mola da banco renderla tonda finché poi praticamente si inserisse all'interno del suo alloggio originale.
Una volta fatto questo, come avete visto, ho inserito la barra filettata e ho messo questo doppio dado sia qui, che mi consente di fare da stop in alzata o in discesa da parte, per quanto riguarda la fresatrice. Ovviamente, come avete visto, ho tolto le molle perché altrimenti diventa pericoloso lasciare le molle all'interno delle sue sedie originali. Mentre per quanto riguarda il sistema di alzata da sopra il banco, ho acquistato questa barra da un sito che vende frese, quindi non ho fatto altro, come avete visto nel video, di fare in modo che ci fosse un dente che si inserisse in questa scanalatura qui, in modo tale da poter abbassare o alzare la fresatrice. Altra cosa che volevo farvi vedere è per quanto riguarda l'aspirazione. Allora, a parte il sistema che avete visto che ho realizzato, qui ho fatto questo sistema di baionetta. Perché? Perché praticamente qui, adesso il tubo mi è terminato, non farò altro che poi inserire questo sistema a baionetta qui per potermi collegare all'impianto di aspirazione che avete visto la volta scorsa che ho realizzato. In alternativa, se non mi voglio collegare lì perché mi sono spostato eccetera eccetera, ho fatto in modo che questo foro fosse giusto per il manico dell'aspirapolvere, così questo lo inserisco direttamente all'interno e non fa altro che andare ad aspirare, quindi è un doppio sistema di aspirazione. Altra cosa che volevo precisare, che è importante, è che sicuramente ci sono volte in cui, magari quando dobbiamo usare una fresa a copiare, che in sostanza non abbiamo la necessità di dover utilizzare la sua battuta originale. Quindi cosa succede? Che quando ho necessità di dover utilizzare tutto tranne la sua battuta, non faccio altro che sganciare il suo sistema baionetta e ho creato questo tappo in modo tale che quando mi collego all'aspirazione, questo qui tappa e non va a farmi perdere aspirazione nella parte della fresatrice, nella parte interna qui sotto, che ovviamente ho utilizzato il suo sistema originale, che quando lo usavo semplicemente prima di metterla sotto banco mi sono accorto che comunque lavorava benissimo e ho voluto sfruttare l'occasione sempre dello stesso sistema. Adesso andiamo a fare la prova di aspirazione. Facciamo una prova con un pezzo martire e vediamo un pochino come si comporta. Allora, ho settato affinché praticamente facciamo una prova con un canale. Adesso andiamo ad alzare la presa. Io sbagliando ho lasciato anche attaccata la parte di dietro, comunque non è un problema, apriamo qua. Andiamo col secondo test. Allora, ha aspirato il grosso, però ha lasciato un po' di residuo qui. Nella parte interna, qui nell'angolo, ho lasciato un po' di residuo. Forse perché ho fatto l'attacco un po' troppo alto, devo farlo un pochino più basso, o eventualmente gli farò una specie di invito in modo tale che la polvere salga sopra senza... Comunque, polvere in giro non sono andate, quindi il test è positivo. Sono contento. Eccoci qua, e anche questo video è giunto al termine quasi. Abbiamo completato questa tranche di due video per quanto riguarda il mio banco fresa. Spero che vi sia piaciuto. Ovviamente mettete un bel mi piace se avete gradito sia questo video che quello della settimana scorsa.
che altro dirvi? Mi raccomando, qui sotto in descrizione troverete il link per potervi iscrivere al canale. Spuntate qui sopra la campanellina per essere avvisati quando uscirà il prossimo video. Sempre in descrizione troverete i link per iscrivervi sia su Facebook che su Instagram. Che altro dirvi, ragazzi? Anche per questo venerdì dal vostro Michi Garage è tutto. Noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao!